La povertà non è solo una questione di reddito. Istruzione, casa, cure sanitarie, relazioni sociali, anche questa è povertà. Non solo estendere la platea che può accedere al reddito di emergenza e renderlo uno strumento permanente per le fasce più fragili della popolazione, ma anche riformare il sistema di welfare contrastando la povertà dei servizi e garantendo l'applicazione ai gruppi attualmente esclusi. Predisporre degli ammortizzatori sociali contro la povertà energetica, soprattutto quando determinata da fluttuazioni nei prezzi dell'energia. Investire sulla qualità dell'istruzione, sicuramente nell'ammodernamento delle strutture, ma anche nella formazione dei docenti, con un'attenzione particolare al mezzogiorno.